La pandemia ha cambiato le priorità degli italiani nel pianificare le vacanze e allo stesso tempo ha favorito una svolta smart per un turismo sostenibile all'aria aperta, dove il cibo è l'elemento più importante per dirsi soddisfatti e appagati. Una rivoluzione che viene messa in luce nell'undicesimo rapporto Gli italiani, il turismo sostenibile e l'ecoturismo, con focus su food tourism e tutela dell'Italian Taste, realizzato dalla Fondazione Univerde in collaborazione con Noto Sondaggi e con la main partnership di Covat, presentato a Milano alla Residenza Vignale in occasione della 42esima giornata mondiale del turismo. L'80% degli intervistati ha dichiarato che l'emergenza sanitaria ha cambiato le esigenze nel pianificare una vacanza e il 46% preferisce mete non affollate. Il rapporto ha inoltre fotografato il boom del turismo esperienziale legato al cibo e alla ricerca delle specialità enogastronomiche dei territori. Per il 96% degli italiani, infatti, i prodotti e i piatti tipici locali sono fattori importanti per far crescere il turismo. Tuttavia, solo per il 54% il food e gli itinerari tematici sono adeguatamente promossi dalle istituzioni. I dati dell'indagine sono stati divulgati all'evento Turismo e Made in Italy, ricette per la ripartenza, organizzato da Fondazione Univerde e ITA 0039 100% Italian Taste Certification by ASACERT, in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e Rotary Club Passport Innovation. L'evento di oggi ha a che vedere con l'importanza del turismo come elemento strategico e tra l'altro come settore che è stato gravemente colpito dalla pandemia, uno dei settori assolutamente più colpiti, che ha bisogno di una grande ripresa, che la deve fare sulla sostenibilità, però collegandolo al cibo. L'immagine che conta è Italia. Poi nel mondo conta Roma, conta Venezia, conta Napoli, conta Milano e devo dire contano più le città, a volte che le regioni, la Sicilia e la Toscana fanno un po' eccezione, Forse. ma l'immagine forte ce l'hanno alcuni luoghi che sono simboli del pianeta sostanzialmente. Però noi siamo a volte un po' una palla al piede a essere troppo regionalisti, perché noi abbiamo regioni che cercano di fare la promozione delle regioni, Esattamente mentre noi questo. abbiamo la promozione è Italia. La cosa più cliccata e cercata al mondo come posto da visitare resta l'Italia. Il turismo non ha solo l'indotto allora, non ha solo l'indotto delle persone che vengono in Italia e fanno turismo, ha una capacità di propagazione molto ampia. I cittadini che vengono e amano l'Italia sono poi quelli che comprano i prodotti italiani, che comprano il design, comprano la moda, comprano il cibo. Abbiamo costruito un protocollo di certificazione, lo abbiamo portato all'attenzione di Coldiretti, lo abbiamo portato all'attenzione del Ministero delle Politiche Agricole e insieme abbiamo deciso di partire con una forte iniziativa finalizzata alla diffusione, intanto del Made in Italy inteso come evidenza di ciò che è italiano e ciò che no. Noi non facciamo la blacklist dei pessimi ristoratori, noi facciamo una white list di chi si sente di dover mettere in evidenza la propria essenza, il proprio sforzo nell'utilizzare i prodotti italiani e chi sta un po' all'estero si rende conto anche quanto sia complesso avere talvolta i prodotti italiani. Secondo me i temi su cui dobbiamo lavorare oggi, anche in termini proprio di concetti di sostenibilità, è rendere veramente merito a ciò che l'italianità all'interno del mondo della ristorazione merita, non solo per il cliente, l'utente che ha bisogno di identificare un tricolore italiano anche nel prodotto agroalimentare che trova all'interno del ristorante, ma proprio perché dobbiamo lavorare per ridare forza, maggiore forza alle imprese italiane, alla grande capacità delle imprese italiane di continuare a produrre e produrre prodotti che siano possibilmente reperibili nelle varie parti del mondo in cui ogni ristoratore poi si deve approvvigionare. Una visione oggi miope, perché continuiamo a far vivere il turismo per pochi mesi all'anno, sia nel periodo estivo, sia per le località di carattere invernale. Noi oggi dobbiamo creare le condizioni per le quali il turismo sia 12 mesi all'anno, creando le condizioni perché le strutture siano incentivate nel rimanere aperte. Ci sono dei meccanismi che noi possiamo mutuare,
rispetto a quello che avviene già in altri paesi. Il tema della digitalizzazione, il tema delle app, sicuramente non è un qualcosa che va trascurato, ma è un qualcosa che va incentivato, e dare la possibilità anche tramite quelle che sono istituzioni di carattere nazionale a far sì che i cittadini italiani che vanno nel mondo possono avere una semplice app in base al paese dove si trovano, nel sapere quelli che sono i ristoranti che utilizzano i veri prodotti agroalimentari italiani, e diventa il primo meccanismo per il quale, se è il cittadino italiano che è presente in quella nazione, va in quel determinato ristorante, diventa anche qua un veicolo per il quale i cittadini attenti di quei paesi andranno sicuramente a vedere dove gli italiani vanno a mangiare, e diventa anche una forma di comunicazione per promuovere quei ristoranti che credono realmente nell'italianità. Sappiamo che il turismo è segmentato: mare, laghi, città d'arte, montagne, e per cui devo stare attento nel momento in cui illustro le caratteristiche per cui risveglio la voglia di venire in Italia. Diverso il discorso dei prodotti, fuori di dubbio, anche perché noi stessi non sappiamo dove vengono fatti, e per figuriamoci all'estero come possono capire, e soprattutto abbiamo un'invasione di prodotti stranieri che fanno concorrenza ai nostri senza neanche capire il perché arrivano a farci concorrenza, che so, dalle arance o cose di questo tipo. Per cui dobbiamo salvaguardare assolutamente i nostri prodotti, che sono prodotti di eccellenza. Dobbiamo stare anche attenti che a volte non ce n'è abbastanza. Ci sono aziende che una volta che hanno preso le commesse in America per i supermercati hanno dovuto chiudere perché tanto non potevano far fronte al contratto che avevano sottoscritto. Per cui va seguito bene, ma certamente il Made in Italy è qualcosa di pregnante, sia per la moda, cioè per tutti i prodotti. La pandemia ha evidenziato questa strategicità di questa tentativo di accorciare la filiera corta e dell'importanza di poter sempre di più rafforzare le imprese a dimensione familiare. Da un lato perché si potrebbe utilizzare l'agriturismo come elemento di rilancio della capacità di accoglienza dell'Italia e di tutti i territori dove si svolge questo genere di attività imprenditoriale, perché sono quelle tipiche realtà dove, ad esempio, tutta una serie di regole post-pandemia sono naturalmente rispettate, dalla mancanza di affollamento alla garanzia delle distanze di sicurezza. Ma io aggiungerei anche la valorizzazione di quel patrimonio materiale e immateriale che è il territorio italiano e i prodotti tipici della biodiversità italiana. Il rapporto, presentato da Sandra Cuocolo di Noto Sondaggi, è un banco di prova utile a testare la ripresa turistica italiana e le scelte country compiute dai viaggiatori in tempo di pandemia. Nell'ambito del turismo esperienziale, i percorsi enogastronomici sono tra i più richiesti, perché niente di più come il cibo avvicina le persone alle tradizioni e alle culture dei territori della nostra penisola. Senza dimenticare il tema legato alla tutela del Made in Italy dal fenomeno dell'Italian Sounding. Per il 67% degli intervistati, infatti, i nostri prodotti agroalimentari non sono sufficientemente tutelati e l'83% ritiene necessaria una certificazione che garantisca la loro provenienza di origine italiana. All'evento, moderato da Sara Monaci, giornalista del Sole 24 Ore, sono inoltre intervenuti Beatrice Uguccioni, vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano, Silvestro Serra, direttore della rivista del Touring Club Italiano, Elena Dell'Agnese, vicepresidente dell'International Geographical Union, Enrico Derflinger, presidente di Eurotoc Europa, Alex Armillotta, che ha presentato A-Word, l'app user-friendly che sensibilizza le comunità a realizzare azioni quotidiane sostenibili, e Simone Mascagni, di Alta Cucina, la food community che promuove le ricette e la cultura enogastronomica della cucina italiana in rete.